Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale del Friuli Venezia Giulia e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia di Radio Bomber Friuli Venezia Giulia. Ora andiamo a vedere le notizie regionali del Friuli Venezia Giulia. Profughi, anche il comune di Udine ora invoca l'esercito. Agenti inviati a Cesar, la Lega, una batteria al confine col Friuli Venezia Giulia. La situazione Nonnino dice: la situazione è esplosiva, abbiamo bisogno di mezzi, competenze e strutture per le forze armate. Udine, la scuola chiede grazia per il preside arrestato per inchiesta sul terremoto. Il legale, ora rischiamo tutti i dirigenti. I collegi dicono non comprendiamo la sentenza. Situazione di Livio Bearzi, in cella per gli studenti morti a Aquila. Avviene la petizione. Studenti morti nel sisma ad Aquila, arrestato il dirigente scolastico friulano. Andiamo a vedere l'altra notizia. Udine, la rivoluzione nella viabilità. Via Mercato Vecchio sarà pedonale. Terremoto scosso di magnitudo 3,2 in Friuli Venezia Giulia. Verso, hanno detto che è stata la scossa di terremoto verso mi ricordo bene, verso Ovaro, nella provincia di Udine, nelle montagne delle Alpi friulane. Il caso, la verità dell'autopsia: nessun colpo per il portiere morto in campo. Fabio Zuccheri, morto a 20 anni e ha seguito in un malore con le corse il 5 agosto all'inizio del primo tempo al primo allenamento del campo sportivo di Sevigliano. Il comune del PM, soccorsi adeguati e dei certificati medici, nessuna avvisaglia, ma il legale della famiglia chiederà ulteriori approfondimenti su alcune criticità. Altra notizia: valore alle Canarie, addio a Luca Turesini. Sì, il sorriso dell'udinese Turesini, 39 anni, si è spento l'8 ottobre alle Isole Canarie durante una vacanza. L'uomo è stato colto da un improvviso malore. Udine, nuovo caso dell'Ateneo, docente di liberatura contesta il soccorso. Il professor Grigio chiede paralleli legali a un noto studio di Padova. Il rettore De Toni dice: tutto regolare, non c'è stato neanche ricorso al TAR. Carburanti da Gorizia a Tarvisio, si è levata di scudi per salvare il bonus. Commercio contro la CGIL e CGIL. Sono demagogica. Il posto di lavoro non si da sindacagliati, valgono meno? L'assessore Vitto garantisce che gli sconti saranno in vigore fino a luglio, in attesa delle decisioni europee. Udine, svuotano il cambiamonete al bar e se ne vanno col denaro. Hanno agito con tutta tranquillità i due malviventi che nella sera sono stati al bar della stazione delle Corriere e hanno fatto incetta di soldi. La società Manzoni cerca un addetto per la pubblicità lavoro. Sono garantiti compensi provvigionali, sicuro interesse e il mandamento di agente Enasarco. Ecco a chi rivolgersi. Udine, agattoni finti invalidi davanti all'ospedale. Tre cittadini rumeni usavano stampelle e bastone per impietosire i passanti, strattonando la gente. Chiama la polizia. Udine, via Grazzano resta senza luce e cresce la protesta. Così perdiamo clienti, commercianti e residenti. Al buio senza spiegazione. L'ultimo stop dell'energia si è registrato martedì mattina. Udine, denuncia Coldiretti. Il latte dall'estero uccide il Made in Italy. Cittadini e politici firmano la petizione per salvare il settore. Mozzarelle e formaggi di bassa qualità dall'est d'Europa.
Udine, è morto farmacista Paolo Gromaz, stroncato da un male incurabile all'età di 58 anni. Giovedì il funerale della chiesa di San Giuseppe, cioè oggi. All'aeroporto Liquida Stradi, manager dai compensi d'oro, è stato raggiunto dall'accordo tra l'attuale governatrice e l'ex direttore generale. Lascerà definitivamente Ronchi a fine 2015 con la fuoriuscita di una annualità. Amaro, traffico di cuccioli. 49 stipati nel furgone. La polizia stradale di Amaro li ha trovati nella notte. Erano privi di acqua, cibo e microchip. Mazzano, delitto Tulisi. 7 anni dopo, nel microalloggio, la denuncia. Le parole della famiglia di Tatiana, che attende ancora sia dato un volto al killer. La procura nei mesi scorsi è tornata nella villa e aveva sentito Paolo Calisaris. Pozzuoli del Friuli, 2 incappucciati faranno interruzione in parafarmacia. Altre notizie ancora? Non ci sono ancora altre notizie. Benissimo. Bene, andiamo a vedere il meteo regionale del Friuli di Giulia di Radio Bomber Friuli Venezia Giulia. Eccoci subito al meteo regionale. Subito andiamo a vedere, soprattutto per la serata di oggi, giovedì 12 novembre, sui monti avremo cielo sereno poculoso, con temperature sempre miti in quota e inversione termica notturna nelle valli. Superiore e costa in prevalenza poco nuvoloso, ma sarà probabile la sempre esistenza di foschie e nebbie, specie di notte e al mattino e sulla bassa pianura. E non dimentichiamo che anche ci saranno le nebbie saranno meno probabili sulla fase collinare e orientale, in genere nelle ore centrali della giornata. La previsione della nebbia rimanerebbe piuttosto incerta. Le temperature minime da 5 a 8 gradi, le minime, le massime in pianura da 15 a 19 gradi. In costa da minimi da 10 a 12 gradi, massime da 15 a 19 gradi. 1000 metri 14 gradi, 2000 metri 8 gradi. Andiamo a vedere anche il tempo per venerdì 13 novembre. Sulla costa e pianura, bassa pianura, avremo tempo nulla con foschie, nebbie e nubi sparse, che specie nel pomeriggio potranno dare luogo a qualche pioveggiarellino. Sulla bassa alpina, tempo migliore con cielo da poco nuvoloso a localmente variabile. Sull'alta pianura medio-montana e fascia prealpina la previsione è più incerta. Potrebbe prevalere il cielo poco nuvoloso, specie al mattino, probabilmente più nuvoloso invece al pomeriggio. Le temperature minime in pianura si prevedono da 3 a 6 gradi, massime da 14 a 18 gradi. In costa minime da 9 a 12 gradi, massime da 14 a 17 gradi. In 1000 metri 9 gradi, 2000 metri 8 gradi. Andiamo a vedere il tempo per il weekend. Sabato 14 novembre, a Ventino sarà probabile ancora tempo umido con foschie, nebbie e nubi basse su pianura e costa, poco nuvoloso sulle fasce alpine. In giornata variabile su tutte le zone con foschie e nebbie in probabilità di dissolvimento. In serata supera un lieve borino sulla costa e sulla fascia orientale. Su pianura si prevedono da 5 a 8 gradi le minime, massime da 15 a 18 gradi. In costa da minime 10 a 13 gradi, massime da 15 a 17 gradi. In 1000 metri 9 gradi, 2000 metri 2 gradi. Andiamo a vedere anche la tendenza per domenica 15 novembre. Su tutta la regione avremo cielo variabile e atmosfera meno umida nei giorni precedenti sulla costa. Al mattino potrà soffiare borino, lieve borino, ma poi in calo. Su termine una possibile formazione di foschie o nubi basse. Si prevedono massime temperature massime in pianura e in costa da massime da 13 a 16 gradi. Andiamo a vedere anche il tempo per lunedì. Lunedì 16 novembre, sotto la regione avremo cielo poco nuvoloso, sotto Avellano sulla bassa pianura, possibile formazione di boschie, localmente anche intense, nelle ore notturne.
Le massime in pianura e in costa sono da 14 a 17 gradi. Bene, da dopo il meteo del Friuli Venezia Giulia, andiamo a ricordarvi dei nostri sponsor di Radio Bomba Friuli Venezia Giulia, la vigneria di fini sfusi e in bottiglia, oltre alla vecchia tradizione dei piccoli elettrodomestici e casalinghi, vini friulani e veneti. La trovate a Trieste, in via Corso Sava 38, e anche l'entrata in via Carducci, di fronte al mercato poco aperto grande. E non dimentichiamo anche il nostro secondo sponsor, che è la gelateria Igloo. La trovate in viale Volontari della Libertà, troverete il nostro collaboratore, direttore sportivo di TG Sportivo di Radio Bombe Friuli Venezia Giulia. Non dimenticate di trovarci, di ascoltarci su Facebook, su Twitter e su YouTube, e scrivete proprio Radio Bombe Friuli Venezia Giulia. Bene, auguro a tutti una buona giornata e un buon proseguimento della settimana. Ciao a tutti dal direttore di Radio Bomber e Mandy.